Cioè, sai, 2023 si spengono 40 candeline e Refin ci arriva con proposte all'altezza di una festa così importante. Noi in questo momento ci troviamo in un deserto, perché? Ci troviamo in un deserto perché la prima delle novità si chiama Namib ed è una terra ispirata alla sabbia del deserto del Namib e a tutte le sfumature che assume durante il giorno a seconda di come la luce va a rifrangersi sulle dune. Collezione da lontano molto compatta e uniforme, ma da vicino molto ricca e di grande personalità, come poi ci si aspetta da un prodotto Refin. Collezione completata da diversi decori, Gem, che è un decoro ispirato al colore del cielo del deserto al tramonto, quindi che va a corredare con un po' di romanticismo questa collezione, che vuole essere ancora più calda per chi vuole una casa o un ambiente decisamente accogliente. Veniamo ad un prodotto particolare, non visto, la cera. La cera è una collezione che probabilmente per la prima volta porta questo tipo di materiale a un rivestimento, addirittura a un pavimento. Noi abbiamo preso della cera in fiocchi, delle candele, le abbiamo fuse, le abbiamo colate su delle tavelle di cotto, su dell'acciaio, le abbiamo raffreddate, riscaldate continuamente con una fiamma ossidrica di quella da cucina e del gas freddo per farla crepare, per farle prendere tutte delle forme, delle nuance molto particolari. Il risultato è diventato qualcosa di etereo, di indefinito, che siamo riusciti poi andare a completare con un elemento estetico ma anche sensoriale, che è una superficie che abbiamo chiamato CeraSilk, che è dedicata esclusivamente a questa collezione, che è particolarmente setosa, quasi eterea anche lei, indefinita. Se non inizia a toccarla non toglie più la mano. Il legno Vencate è un classico legno che viene utilizzato dai mobilifici a rivestimento, Tesla lo usa per le finiture delle automobili, viene utilizzato per fare sedie, boiserie, intarsi, ma non per fare pavimenti. Quindi noi l'abbiamo preso perché è un legno minimal, senza nodi, l'abbiamo portato in doga, ma anche qua siamo andati a fare un decoro a cassettone 60x60 con queste due mezzelune di colori differenti che si intarsiano, che permettono poi in posa di costruire dei pattern quasi infiniti, cioè a seconda della dimensione dello spazio da rivestire si possono trovare tantissimi disegni diversi. E soprattutto abbiamo costruito un legno dove il fondo veniva usato a boiserie e noi lo proponiamo come pavimento, il decoro può essere riportato a pavimento e il fondo a sua volta può tornare a essere boiserie, come abbiamo fatto nel bar dove ci siamo un po' sbizzarriti a giocare un po' per stupire e confondere le persone. I marmi fanno parte di prodotti ovviamente più richiesti dal mercato. Abbiamo scelto di rivisitare tutti i nostri marmi bianchi andando a sfruttare al 100% tutte le possibilità tecnologiche che oggi offre il mondo della ceramica per fare dei design che siano assolutamente innovativi, pur essendo in quei 5 marmi che tra i marmi bianchi sono più differenziati, quindi non mai in sovrapposizione, e più richiesti dal mercato.